Estimados colegas, doctorandos y estudiantes, amigos todos, también en el nombre de Juan Blanques Pérez, Carlos González Wagner, Luis Ruiz Cabrero y Alfredo Mederos Marín, coorganizadores de los Jueves Fenicio y Púnicos, les doy mi más cordial bienvenida. Desde hace 7 años, el Departamento de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, afincado en la Universidad Complutense, y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, nos unimos para fomentar el diálogo sobre temáticas de arqueología fenicio y púnica. Contamos para ello con el apoyo de distinguidos investigadores que, de forma totalmente desinteresada, participan compartiendo los últimos avances de sus investigaciones, muchas de ellas aún sin publicar. A lo largo de esos años nos han ido apoyando 35 colegas nacionales e internacionales y aprovecho la ocasión para expresarles mi más cordial agradecimiento a cada uno de ellos, sin olvidar a un colega que lamentablemente ya no está entre nosotros. Los encuentros, dirigidos sobre todo al alumnado de las dos universidades mencionadas, pero naturalmente también abiertos al público, normalmente se realizan en una de nuestras sedes, alternándolas. Pero hoy todavía, y debido a esta atroz pandemia, nuestros centros siguen cerrados. Pero eso no es un obstáculo para que nos sigamos con los Jueves Fenicios y Púnicos y nos dirigimos a ustedes desde nuestras casas. Este nuevo formato, ya experimentado en el mes de abril, seguramente seguirá a lo largo de todo el año, aunque esperemos que en otoño podamos compaginarlo con encuentros reales. La sesión de hoy es especial. Nuestro invitado es el profesor Piero Bartoloni, catedrático de la Universidad de Sassari. Sin duda alguna, uno de los expertos, uno de los más distinguidos investigadores de arqueología fenicio y púnica a nivel mundial. Nos sentimos realmente honrados que el profesor Bartoloni participe en este ciclo. Pero antes de pasar a su magistral conferencia sobre Sulchi, Juan Blanques Pérez les explicará el formato especial de esta sesión. Luego, nuestro portavoz será Carlos González Wagner. Y al final, como colofón, Fernando González de Canales hablará sobre hallazgos sardos encontrados en Huelva. Sin más, esperando encontrar su interés, les deseo lo mejor y paso la palabra a mis colegas. Estimados amigos de los Jueves Fenicio-Púnicos y seguidores de estos ciclos de charlas y de reunión de amigos en torno al conocimiento y a la divulgación e investigación de la cultura fenicio-púnica hacia el occidente del Mediterráneo, hacia nuestra península ibérica. Como comentaba la doctora Itche Marsoli, las circunstancias de este año aconsejan e incluso obligan a que no podamos hacerlas presenciales. No importa, hay que hacer del defecto virtud. Y en ese sentido, los coordinadores habíamos pensado la posibilidad de continuar, como es lógico, este curso de 2020 en una presencialidad virtual, de tal manera que no paráramos lo que es estos encuentros, estas reuniones realmente de amigos. En este sentido, toca hoy acometer la segunda sesión del curso, que va a ser lógicamente online. Pero incluso habíamos hablado a los organizadores de ya, como comentaba la doctora Marzoli, continuarlas de manera online y si podemos incluso presenciales. Y así lo vamos a hacer todo el curso, online y a poco que podamos, antes de las Navidades, sea una hermosa clausura del curso, podernos reunir en una de las tres sedes, la Universidad Complutense, el DAIM Madrid o nuestra Universidad Autónoma, para incluso todos los conferenciantes podernos juntar en la sala con todos los amigos y con todos los escuchantes de estos Jueves Fenicio-Púnicos. Desde el 2004 ya han pasado siete cursos académicos y este año los organizadores habíamos pensado en variar, ampliar
el propio formato de los encuentros. No circunscribirnos solamente a las conferencias, que se van a mantener, sino ampliarlas en el sentido de dar una oferta diferente y variada en función de las diferentes perspectivas y análisis que podemos hacer en torno a la cultura fenicio-púnica. Bien, como comentaba la doctora Dicemarsoli, en esta ocasión vamos a escuchar las palabras de Piero Bartoloni. No me compete a mí hacer un currículum ni un breve panegírico a lo que es su persona y toda su obra científica, pero a eso lo hará mucho mejor Carlos González Barner a continuación de mis palabras, pero sí llamar la atención sobre un hecho que partió de una casualidad. Cuando organizamos el programa de este curso 2020, el séptimo seminario internacional de los jueves fenicio-púnicos, diseñamos el empezarlo a través de una mesa redonda. Eso conllevó una complejidad técnica al hacerla online. Pero tuvo una cosa muy positiva, siempre hay que sacar del defecto virtud, y es el darnos cuenta lo que enriquece el ver no solamente o escuchar a una persona, sino rodearla con un dinamismo, aunque sea online, con las perspectivas, las miradas y los comentarios de otros investigadores. Por eso, en esta jornada de reconocimiento, a partir de ahora todos los cursos anualmente tendrán una sesión dedicada a una persona de reconocido prestigio en la que queremos rendir homenaje o reconocimiento, vamos a rodearla de dos investigadores más. El propio Carlos González Barner, uno de los coordinadores de estos seminarios internacionales de los jueves, y la figura de Fernando González Canales. Uno hablará del currículum para aquellas personas que por su juventud no hayan conocido toda la trayectoria científica de este gran investigador del mundo sardo, y en el caso de Fernando González Canales, lo que hará es darnos una visión desde este extremo del mundo mediterráneo, la que es la península ibérica, desde ese extremo del suroeste peninsular, justamente qué impacto de la cultura sarda está reflejada en lo que hoy día es la provincia de Huelva. Solamente, en nombre de todos los coordinadores, agradecer a Piero Bartoloni la amabilidad de brindarnos de nuevo su discurso científico, su conocimiento de esta cultura y de todo ese mundo del impacto fenicio-púnico en el mundo sardo, y desearles con mucha sinceridad que disfruten de esta nueva sesión. Por ello, cedo con gusto la palabra a Carlos González Barner. Muchas gracias. Es un placer, pero sobre todo es un gran privilegio glosar, siquiera muy brevemente, el prolífico y extensísimo currículum de nuestro estimado colega y amigo en la distancia, el profesor Piero Bartoloni, al que hoy dedicamos este modesto homenaje. El profesor Piero Bartoloni estudió en la Escuela Militar Nunciatella, en Nápoles, y posteriormente se trasladó a la Universidad La Sapienza de Roma, donde finalmente se graduó en el Departamento de Filología Semítica con una tesis sobre el asentamiento de Monte Sinaí, dirigida por el profesor Sabatino Moscati y que alcanzó el máximo reconocimiento académico. Piero Bartoloni ha sido director de investigación del Consiglio Nazionale di la Ricerca para el Instituto per la Civiltà Fenicia e Punica Sabatino Moscati, del cual también ha sido su director desde 1997 a 2002. Además, de 1990 a 1994 ha sido profesor de arqueología del Vecino Oriente y del 1994 al 2000 de arqueología fenicio-púnica en la Universidad de Urbino. Ha sido también profesor desde el 2001 al 2013 de arqueología fenicio-púnica en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Sassari. Piero Bartoloni ha realizado numerosas investigaciones científicas y arqueológicas
y también subacuáticas, así como numerosos viajes de estudio por muchos países extranjeros en Europa, Asia, África y Norteamérica. En particular, ha investigado en el Tofet de Zuccardolini, así como en el yacimiento de Monte Sinai, en el cual ha realizado excavaciones tanto en la necrópolis como en el hábitat. Ha trabajado en los yacimientos de Antas, de Sulki y en Tunisia, en Kafbon, en la propia Cartago y en Zama Regia. Del 2000 al 2013, por concesión ministerial, ha dirigido las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Monte Sinai y con la contribución del Ministerio para los Asuntos Exteriores ha dirigido la investigación arqueológica en Zama Regia. Piero Bartoloni ha sido además miembro del Comité Nacional para los Estudios y la Investigación sobre la Civilización Fenicia y Púnica del Ministerio para los Bienes Culturales y Ambientales y es miembro del Instituto Italiano para África y Oriente. Infatigable investigador e ilustre maestro de varias generaciones de estudiantes, Piero Bartoloni ha sido también director y miembro de la redacción científica de la prestigiosa revista Studi Fenici. Es también miembro del comité científico de diversas revistas internacionales. Ha recibido diversos premios y distinciones y en el 2013 ha sido nombrado miembro extranjero de la Real Academia de la Historia de España y en el 2016 presidente honorario de la Escuela Arqueológica Italiana de Cartago. Cuenta además con un repertorio de más de 300 publicaciones, entre las que cabe destacar aquellas dedicadas a sus investigaciones, los materiales arqueológicos, intervenciones en distintos congresos, coloquios nacionales y extranjeros, así como una veintena de libros, entre los que cabe destacar algunos de ellos dedicados a la alta divulgación científica. Piero Bartoloni, un cordial saludo. Buonasera. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il Deutsche Archäologische Institut Abteilung Madrid e l'amica e collega Dirce Marzoli, sua direttrice, che mi hanno invitato a questa bellissima e importante iniziativa culturale. Ringrazio anche il collega Juan Blanquez dell'Università Autonoma di Madrid, che mi ha cortesissimamente aiutato a realizzare questa lezione, e tutti gli altrettanti cari amici che partecipano insieme a me a questa sessione, tra i quali vi è il carissimo amico Mariano Torres Ortiz. Buonasera a tutti quanti. Dunque, oggi noi parleremo, come dice il PowerPoint, della città di Sulki. La città di Sulki, ovviamente, è una città fenicia molto antica che è sulla costa del meridionale della Sardegna. La costa meridionale della Sardegna è particolarmente importante perché è toccata dalla rotta, la grande rotta che dall'Oriente porta fino a oltre lo Stretto di Gibilterra e porta verso le grandi miniere d'argento della zona di Huelva. È molto importante questa rotta perché toccava la Sardegna e toccava proprio la Sardegna in un punto fondamentale che è quello prossimo alle grandi miniere d'argento della Sardegna stessa.
Immaginatevi che in Sardegna ci sono note almeno 400 miniere d'argento che erano tutte attive in gran parte durante l'antichità. La collocazione di Sant'Antioco è nell'estremo sud-ovest dell'isola di Sardegna, esattamente di fronte alla costa nordafricana e alla città di Utica. Naturalmente l'insediamento di Sulchi è classificato sulla base dei reperti rinvenuti fino ad oggi come il più antico fenicio di Sardegna, ma l'insediamento di Sulchi non era certamente il solo del circondario, e cioè della Sardegna meridionale. Attorno a Sant'Antioco sorgono numerosi altri insediamenti, tutti quanti attivi almeno dall'VIII secolo a.C. Cominciando da sinistra, ricordiamo l'insediamento di Inosim, e cioè l'insediamento dell'attuale Carloforte. Inosim è, come dice l'iscrizione rinvenuta a Cagliari, l'isola degli Sparvieri, l'isola dei Falchi, e ancora oggi i Falchi cosiddetti di Eleonora o i Falchi di Arborea toccano l'isola e si fanno sosta in quest'isola della Sardegna. Proseguendo nell'indagine degli antichi insediamenti, incontriamo la necropoli di San Giorgio, che è attualmente classificata come la più antica necropoli fenicia di Sardegna. Si tratta di una necropoli di poche tombe, una dozzina di tombe, ma che è caratterizzata da questa alta antichità di queste tombe, che datano almeno dalla metà dell'VIII secolo a.C. Accanto alla necropoli di San Giorgio vi è il sito di Monte Sirai. Monte Sirai è un insediamento fenicio noto fin dagli anni 60 del secolo scorso. È stato indagato dall'Istituto per la Civiltà Fenice e Punica, è stato indagato dall'Istituto di Studi del Vicino Oriente, è stato indagato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano. L'insediamento di Monte Sirai, data anch'esso dalla parte finale dell'VIII secolo a.C., almeno per il momento, e è molto importante perché è uno dei pochi insediamenti fenici all'interno dell'isola di Sardegna. L'altro noto è l'insediamento di Paniloria. Proseguendo ancora con la nostra indagine dei siti attorno a Sulchi, vediamo il sito di Bitia. Il sito di Bitia era accanto a Capo Spartivento, a est di Capo Spartivento. È un insediamento molto importante con un buon porto, e in questo insediamento abbiamo scavato negli anni 70 e 80 una importantissima necropoli, che è stata anche in parte pubblicata, una importantissima necropoli che data dalla fine del VII secolo a.C. Proseguendo ancora verso est troviamo l'insediamento di Nora. L'insediamento di Nora sta mostrando via via sempre di più le sue origini molto antiche, tant'è vero che abbiamo materiali da una piccola necropoli a incenerazione, materiali che datano dall'VIII secolo a.C. Proseguendo ancora verso est incontriamo l'insediamento di Cagliari, anch'esso insediamento fenicio molto antico, e scoperte effettuate purtroppo ancora inedite mostrano come l'insediamento sia attivo almeno dalla metà dell'VIII secolo a.C. Ma torniamo all'esame della città di Sulchi. Perché nasce la città di Sulchi? La città di Sulchi nasce perché la Sardegna è una zona ricchissima di miniere. Metallo più importante nelle miniere in Sardegna è l'argento. E di contraltare, bisogna registrare la scarsità di rame in Sardegna. Scarsità di rame che fece sì che cosa? Fece sì che nell'antichità l'unica regione della
dei domini cartaginesi che non battesse moneta d'argento fu proprio la Sardegna, che ha sempre conservato come metallo di riferimento il rame. Da dove veniva il rame importato in Sardegna? Il rame importato in Sardegna veniva da Cipro, direttamente da Cipro. Tant'è vero che sull'isola sono stati trovati alcuni lingotti interi e alcuni frammenti di lingotto proprio provenienti dall'isola di Cipro. E quindi il metallo di riferimento in Sardegna era il rame, mentre l'argento era esclusivamente commerciato e commerciato ovviamente con il vicino Oriente. Tenete presente che con la presenza di insediamenti stabili in Sardegna, gli insediamenti d'argento vengono praticamente a cessare, nel senso che lo sfruttamento dei giacimenti di argento si verificò soprattutto in epoca precoloniale, quindi ante IX e VIII secolo avanti Cristo, e dopo la fine del IX secolo avanti Cristo cessò totalmente lo sfruttamento minerario dell'argento. Uno dei punti più importanti per il commercio dell'argento in età precoloniale, non molto distante da Sant'Antioco, fu proprio la località di Antas, dove il tempio di Antas rappresentava una sorta di luogo franco in cui venivano adorate delle divinità che permettevano e proteggevano gli scambi commerciali tra mondo locale, mondo nuragico e mondo fenicio. Proseguiamo ancora nella nostra carrellata e arriviamo finalmente a Sant'Antioco. Sant'Antioco è composta da l'antica Sulchi, è una città che è posta sulla costa orientale dell'isola di Sant'Antioco. Sull'isola orientale dell'isola di Sant'Antioco, che è collocata esattamente di fronte alla costa della Sardegna. In fondo a un golfo magnifico, tranquillo, con acque non molto profonde e che era atto a accogliere il naviglio in transito. La meraviglia dell'insediamento di Sulchi è che aveva due porti, un porto settentrionale, che è la laguna attuale, e il porto meridionale che corrisponde all'attuale Golfo di Palmas. Il Golfo di Palmas, vi ricordo che è molto legato anche alla storia della Spagna, perché fu certamente un insediamento. Il Golfo di Palmas fu il luogo dove la flotta di Carlo V, che andava verso Tunisi a occupare la città di Tunisi, nel Golfo di Palmas si sostò la flotta di Carlo V. La città di Sulchi quindi sorge in questo tratto di costa, e è molto importante perché praticamente è una città affacciata sul suo porto. Nella cartina colorata vedete tutte le varie zone che sono state occupate via via nell'antico insediamento. L'insediamento più antico fenicio occupava la parte settentrionale dell'attuale abitato e era estremamente interessante perché era racchiuso in un quadrilatero che aveva come punto di riferimento la necropoli, che invece si apriva proprio davanti al porto attuale e antico anche. Naturalmente poi vi sono anche altri quartieri molto interessanti. La parte punica poi naturalmente è molto più ampia, perché la città si ingrandì veramente a dismisura, e la necropoli ipogea, la grande necropoli ipogea, occupò praticamente tutta la dorsale di roccia tufacea che occupava la parte occidentale e alta della città. Il porto fenicio era ovviamente collocato proprio al centro della città e era ridossato, e cioè protetto dai venti settentrionali, in modo che le acque del porto erano sempre perennemente tranquille. Ricordatevi che il vento dominante a Sant'Antioco è il maestrale, che
soffia da nord-ovest e in questo caso il porto si apre verso sud-est. Naturalmente anche lo scirocco, e cioè il vento di sud-est che soffia, non riusciva a sconvolgere le acque del porto perché il porto era ridossato dall'attuale istmo del Golfo di Palmas. Abbiamo detto dell'abitato, l'abitato era un insieme di abitazioni che già avevano grande estensione fin dall'VIII secolo avanti Cristo. Si tratta di un complesso di edifici molto molto fitto, con numerosissimi ambienti che hanno cambiato nel corso dei decenni e dei secoli destinazione d'uso. La struttura abitativa era sempre composta con un cortile centrale e i muri erano articolati con uno zoccolo di pietra alto circa 2 cubiti, quindi circa 1 metro, e sopra lo zoccolo di pietra veniva eretta la struttura delle murature in mattoni crudi, in adobe, e quindi questo sistema permetteva una coibentazione naturale straordinaria e che proteggeva la temperatura interna degli edifici. Il caso ha voluto che la parte che noi abbiamo scavato, che vedete nella diapositiva, coincida almeno in parte con l'antico foro romano. E nell'antico foro romano era affacciato il tempio di Esculapio. Ma questo tempio di Esculapio era preceduto in età fenicia dal tempio del dio Eshmun. Perché? Perché, come sapete bene, i luoghi di culto non cambiano mai destinazione e si tramandano nel tempo sempre a divinità, in questo caso di carattere salutifero. Quindi dal dio Eshmun si passa poi al dio Esculapio, e la cosa interessante è che il sistema di cure che avveniva in questo santuario era il sistema di cura che seguiva il rito della incubazione. La incubatio prevedeva il sonno dei pazienti, dei malati, che venivano curati appunto con il sonno. E quello che è interessante è che abbiamo trovato alcuni ostraca di età punica e neopunica, nei quali i fedeli ringraziavano la divinità e dichiaravano di aver dormito all'interno del santuario. All'interno del cronicario, ovviamente, abbiamo trovato tutta la stratigrafia che ci ha permesso di datare sicuramente l'insediamento di Sulchi almeno alla fine del IX secolo a.C. Come vedete in alto a destra, ci sono delle testimonianze che provengono probabilmente direttamente dalla Fenicia, tra le quali un Brocca Neckridge, e altri frammenti di materiali certamente fenici. E sul fondo di questo pozzo di raccolta è stata trovata un grande contenitore di terracotta che vedete in basso a destra. Un grande contenitore di terracotta che è stato importato sicuramente dal Nord Africa e verosimilmente da Utica. La stratigrafia è molto 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 accurata. La stratigrafia ci ha dimostrato la quantità di oggetti in parte provenienti dall'Oriente, in parte prodotti a Sulchi, e vi ricordo che una buona parte di questi prodotti di Sulchi furono poi esportati sia a Utica, sia alla Fonteta vicino a Alicante. Insomma, il commercio di Sulchi nell'VIII secolo a.C. era estremamente vivace e la ceramica sulcitana caratteristica è distribuita in buona parte del Mediterraneo occidentale. Tra gli oggetti più importanti è questa coppa proveniente da Tiro, certamente proveniente da Tiro, in ceramica sottilissima che imita le forme metalliche di tipo assiro, tra virgolette assiro.
Proseguendo nella descrizione, incontriamo quindi una bellissima brocca, quella a sinistra, proveniente da Sulchi, e la sua paredra che invece proviene dal Libano meridionale. Continuando a osservare i materiali trovati, troviamo la famosa brocca Neck Ridge, la brocca Neck Ridge che abbiamo visto precedentemente nella stratigrafia del cronicario. E quindi incontriamo poi il famoso bellissimo cratere, un cratere fenicio che si pone tra i crateri del terzo e del quarto periodo della necropoli di Albas. E questo cratere, quindi proveniente da una tomba fenicia di Sant'Antioco, dovrebbe essere databile nei primissimi decenni dell'VIII secolo a.C. Andiamo avanti con la descrizione di questo bellissimo centro e ci troviamo nella parte ormai punica, e cioè nella zona, nel settore che deve la sua edificazione alla conquista cartaginese della Sardegna. Questa occupazione della Sardegna da parte di Cartagine avvenne nel 510 a.C., grosso modo, Cartagine poté obbligare Roma e le altre città del Tirreno, quindi le città etrusche del Tirreno, a rispettare un trattato che prevedeva di non toccare commercialmente la Sardegna. Ci troviamo in questo momento a sorvolare la necropoli ipogea punica, la necropoli ipogea punica, che cambia il rito funerario da quello fenicio dell'incinerazione a quello punico della inumazione. In realtà, questo cambiamento di rito avvenne per gradi, e quindi si consolidò la inumazione dopo un passaggio ancorché simbolico verso un tipo di incinerazione. La necropoli di Sant'Antioco era, punica di Sant'Antioco, era composta da circa 1500 camere ipogee. Tra le più belle camere ipogee ritrovate c'è questa camera decorata in colore rosso con una statua che doveva raffigurare o una divinità o, secondo altri, doveva raffigurare il proprietario della tomba stessa. Secondo me non potrebbe essere altro che il dio Baladir, cioè il dio signore dei defunti, il quale controllava e proteggeva il defunto sepolto in fondo alla camera, vedete in quell'angolo della camera, con un cataletto e un letto funebre. Successivamente vediamo la differenza tra due corredi funebri, i corredi funebri uno fenicio e uno punico, quello fenicio databile verso il primo quarto del VI secolo a.C. è composto da un'urna che conteneva le ossa e che era coperta da un piatto che si è spezzato e è in corso di restauro. Mentre accanto vi sono i due vasi funerari, la brocca con orlo espanso, cioè il vaso con bocca di seta, e la brocca biconica. L'uno conteneva l'unguento per l'unzione del defunto e l'altro conteneva il vino per la libagione sacra. Nel registro inferiore vediamo il corredo di una tomba punica della fine del V inizio IV secolo a.C., composta da una brocca, da un'anfora, scusatemi, da un'anfora per l'acqua, dal vaso con orlo espanso per l'unzione del defunto, la brocca per il contenimento del vino e il dipper, l'attingitoio che serviva a attingere il vino dall'anfora. Andiamo ora a vedere il Tofet, l'area del Tofet. Voi sapete che il santuario del Tofet era il santuario dove venivano sepolti con particolari riti i bambini defunti in tenera età o nati morti o addirittura feti. E accanto all'area del Tofet che vedete al centro dell'immagine vi è il Museo Archeologico di Sant'Antioco, che naturalmente vi invito a visitare.
L'area del Tofet è molto interessante perché contiene incinerazioni di bambini dal pieno VIII secolo a.C. fino al II secolo a.C. Quindi ci sono 700-600 anni di deposizioni di infanti all'interno di questo santuario. Naturalmente questo santuario è collocato a nord dell'abitato, in questa posizione veramente molto scenica, bellissima, con queste rocce molto tormentate, e in questi varchi, in queste crepe, in questi spazi tra una roccia e l'altra venivano sepolte queste urne. In età punica, quindi con la fine del VI secolo a.C., venivano poste anche delle stele. Queste stele erano a ricordo della deposizione del fanciullo, perché il rito avveniva in questo modo, e cioè quando moriva un bambino, i genitori portavano il bambino al Tofet, il bambino deceduto veniva bruciato, sepolto all'interno di un'urna e l'urna stessa sepolta. Contemporaneamente, i genitori elevavano una preghiera al divinità affinché mandassero un nuovo bambino. Se questo bambino nuovo veniva elevata una stele a ricordo della grazia ricevuta. Oltre a queste stele vi sono le urne. Queste urne che voi vedete sono tutte quante urne molto ma molto antiche, tutte quante, la gran parte sono urne di VIII secolo a.C. L'urna in alto a sinistra imita un vaso, una pentola nuragica, mentre gli altri vasi sono tutti quanti all'infuori di quello in basso, che è un ibrido nuragico, fenicio. Sono tutti quanti vasi che imitano. Con delle fogge che si ritrovano in gran parte nel vicino Oriente. Sono tutte urne che contenevano le ceneri degli infanti. E poi quindi abbiamo questi bellissimi amuleti. Gli amuleti sono stati trovati tutti quanti, non sono in scala ovviamente, sono stati tutti quanti rinvenuti all'interno delle urne. Abbiamo per esempio in alto a sinistra un astragalo, abbiamo un cuore Ib, al centro vi è la statua del dio Bes, una statuetta di faience del dio Bes, di fabbrica certamente egiziana, di VIII secolo a.C., e tutti questi amuleti sono stati tutti quanti rinvenuti all'interno di urne cinerarie. Naturalmente questa è stata una carrellata molto rapida, ovviamente molto veloce, ma tornando sull'argomento sul chi, vi dico che questo insediamento ovviamente ha avuto una storia amplissima, non soltanto in età fenicia, ma anche in età cartaginese, e poi nel 238 a.C. è passato sotto la signoria di Roma. La città di Sulchi, assieme a quella di Cagliari, divennero i centri più importanti di età romana. La storia ci dice poi che Sulchi partecipò alle guerre civili e parteggiò o fu costretta a parteggiare per Pompeo, e quindi Cesare la sottopose a fortissime tassazioni, ma la città di Sulchi, grazie anche alla vicinanza con le sue miniere d'argento, riuscì sempre a risorgere e riuscì sempre a collocarsi nell'ambito dei mercati internazionali. Con la fine dello sfruttamento dell'argento, con il decadimento dello sfruttamento dell'argento, la città di Sulchi perse importanza anche purtroppo a causa della vicinanza con la costa nordafricana e quindi con le continue incursioni dei pirati barbareschi. Alla fine dell'ultima diapositiva ho inserito ovviamente il mio indirizzo mail, perché se qualcuno di voi volesse
desiderasse ulteriori informazioni, non farà altro che scrivermi e chiedermi documentazione, ulteriori informazioni, e io sarò ben lieto di darvi tutte quante queste indicazioni. Bene, ne sono molto grato, ovviamente sono stato molto contento di partecipare a questa cosa. Qualsiasi cosa possa esservi utile, sono a vostra disposizione. Grazie. Expresando mi gratitud por la invitación a participar en este reconocimiento a la inmensa labor del profesor Bartoloni. Mi intervención se limitará a esbozar algunas cuestiones acerca de las cerámicas de Cerdeña documentadas en Huelva con las necesarias indicaciones al lugar en que aparecieron. La ciudad emporio de Huelva, en las márgenes del estuario de los ríos Tinto y Odiel, estuvo abierta al tráfico marítimo internacional desde inicios del primer milenio antes de Cristo. Sus orígenes se remontan al llegado de los fenicios y a un espectacular desarrollo demográfico, propiciado en gran parte por la tradicional demanda de mano de obra de las actividades minero-metalúrgicas a gran escala. Sobre el plano topográfico de 1870 de la imagen, podemos apreciar que el hábitat protohistórico ocupaba 20 o más hectáreas densamente urbanizadas, extensión que aumenta considerablemente si también se considera otra amplia superficie, con menor densidad urbanística, pero en la que continúan evidenciándose restos de edificaciones y de actividades industriales. La mayoría de las cerámicas sardas exhumadas proceden de un estrato subfreático correspondiente a la primera ocupación antrópica, identificado en las calles Méndez Núñez y Concepción. Las cerámicas fenicias del mismo estrato establecieron por primera vez una presencia fenicia en el lejano occidente en el siglo IX a.C. Sin embargo, razones de índole diversa apuntaban a una fecha algo anterior, quizás en el siglo X. Recientes dataciones radiocarbónicas por AMS obtenidas por diferentes laboratorios avalan esta propuesta. De 10 dataciones disponibles, 5 se refieren al siglo X a.C. Algunos de los restos orgánicos analizados sin duda se asocian a actividades fenicias. Tal es el caso de marfiles de hipopótamo y elefante de origen asiático, y algunas muestras de vida corta de Vitis vinifera. Según como opinión, los fenicios introdujeron el cultivo de la vid en la península ibérica. Pero volviendo a las cerámicas sardas, hasta la fecha pueden categorizarse en torno a un centenar de ejemplares, lo que no es sino la punta del iceberg. Ánforas tipo sanguivenia, vasi apolo, vasos ascoides, teglie y otras formas menos frecuentes. No se contabilizan un buen número de fragmentos atípicos de cuerpo de grandes contenedores. ¿Qué vectores transportaron estos vasos? Aquí se plantean tres opciones. Primera opción, atribuirlos a navegaciones sardas. Segunda opción, atribuirlos a navegaciones fenicias. Por suerte, disponemos de una tercera opción que implica una fantástica solución salomónica de compromiso. Llegaron en naves fenicias con sardos enrolados en sus tripulaciones. ¿Qué transportaban los vasos sardos? Las ánforas tipo sanguivenia posiblemente contenían vino. Sin embargo, no pueden excluirse otros productos. Una interesante posibilidad, válida también para los vasi apolo, es que determinados contenedores transportasen plomo. El plomo es un metal absolutamente necesario para obtener plata por la técnica de la acopelación a partir de minerales argentíferos. Y Cerdeña fue un importante centro productor de plomo. Unos pocos análisis de isótopos de plomo de antiguas escorias de plata de Huelva
resultaron compatibles con campos isotópicos de Cerdeña. Sin embargo, revisiones posteriores no han confirmado estos resultados. El tiempo dirá. Para finalizar, una referencia a la famosa Estela de Nora. La Estela de Nora se encuadra exactamente en el mismo horizonte cronológico de los vasos sardos de Huelva. ¿Tendrían estos vasos algún significado para quienes, como el profesor Lipinski, leen la palabra Tarsis en la primera línea de la estela? ¿O como para quienes, como el profesor Sirkin, además de leer Tarsis, sugieren una conexión entre un lugar occidental, así denominado, y la isla de Cerdeña? Muchas gracias por la atención. Profesor Bartoloni, mi enhorabuena.